Caro Prof. Sinclair, non è un buon momento per me. Rischio il debito al latino. E nel caso niente Mykonos quest'estate. Settimana prossima ho il compito decisivo sulla perifrastica passiva. Solo tu puoi aiutarmi a capirla con i tuoi video pieni di belle ragazze in slow motion. Tante belle ragazze in slow motion. Ti prego, Prof. Sinclair, fammi un pezzo sulla perifrastica passiva. Tuo Giampiero. This is for you, Giampiero. Tante ragazze in slow motion, tante ragazze in slow... Giampiero. Giampiero, vieni. La perifrastica. Giampiero. La perifrastica passiva è una perifrasi che esprime un senso di necessità. Nella grammatica latina ha una sintassi che prevede i verbi al gerundivo. Ed a seguire il verbo sum, coi modi, tempi e casi che coniugandolo con verbi transitivi. La perifrastica passiva deve in parte il suo utilizzo alla peculiarità. Alla peculiarità. Che in latino il verbo debeo vuol dire essere debitore, ma non è servile. Senso amici. Allora, visto che ho 10 giga per navigare, guardiamoci questo videino del professor Beconcini che ci lascia i compiti per casa. Per casa, ragazzi, utilizzando la perifrastica passiva, traducete la frase. Bisogna condividere il video del baglio. Grazie, professore. Ecco, io intanto, visto che ho anche la musica senza consumare giga, mi riascolto Prof. Sinclair in streaming. Ciao, anzi, ciaonem, è accusativo, giusto? Ciaonem! Bella Prof!